Buonasera a tutti. Un triplo parto gemellare multiplo con salto carpiato all'indietro. Questa è la definizione della trattativa che ha portato Angel Di Maria perché c'ho le cuffie a Torino. C'erano quasi 10.000 persone che tracciavano gli aerei fino a pochi minuti fa per cercare di vedere dove sarebbe atterrato Di Maria. Io anche stasera ero a giocare a calcetto esattamente come ieri, ho fatto la doppia e sono tornato a casa con calma, mi sono messo qua in attesa di vedere le prime immagini del Fideo in bianco nero. Sono arrivate finalmente, domani le vedremo altre, ne vedremo altre, vedremo Di Maria intento ad effettuare le visite mediche, interessato da questo primo giorno da calciatore della Juventus. Ragazzi, Di Maria è uno di quelli che mi ha fatto innamorare da anni, da 7-8 anni ormai, da quella decima con Real Madrid, e mai avrei immaginato e mai avrei pensato di vederlo poi alla Juventus. E quindi ora si apre anche il toto maglia, il toto numero di maglia. Io la butto sul 22, che è il numero che ha lasciato libero Federico Chiesa. So che in tanti sono sul nome di Zaniolo, però vediamo, anch'io ci ho pensato a Zaniolo 22, però insomma, Di Maria è un giocatore della Juventus, Zaniolo ancora no. Lo sarà? Penso di sì, ma vediamo. E quindi eccoci qua. E non è finita qui, perché domani dovrebbe arrivare pure Pogba e la Juventus è molto vicina alla chiusura per Cambiaso, dato che Dragusin sembra aver detto di sì al Genoa, pronto a trasferirsi in Liguria, dove affronterà una stagione in Serie B. Alla Juventus dovrebbe arrivare appunto Cambiaso, che, attenzione, potrebbe essere girato in prestito. La Salernitana si è già informata sul ragazzo. Io sinceramente tutti i terzini sinistri li terrei in rosa, poi ovviamente farò loro le valutazioni, perché magari non ritengono Cambiaso pronto per un primo anno direttamente alla Juventus. Vediamo che cosa succederà. Però il punto focale del discorso di questa sera è che Di Maria è stato pubblicato dai social network della Juventus, è atterrato all'aeroporto di Caselle, è un calciatore in prossimità di firmare il contratto con la Juventus già nella giornata di domani, dove ci sarà visita medica appunto e annuncio ufficiale. Finalmente habemus Angel Di Maria, primo colpo della Juventus. Non avrei mai pensato di ufficializzare prima Di Maria piuttosto che Pogba, eppure eccoci qua, è successa pure questa cosa. Un'altra rima, oggi è la giornata delle rime. Sono contento perché siamo stati per ore e ore, per settimane, giorni, mesi, vedete voi che cosa utilizzare, a dire sì, però non ci sono ancora ufficialità. E adesso iniziano a esserci, la Juventus inizia a prendere forma, la Juventus inizia a buttare giocatori all'interno dell'organico, e quindi sì, un altro video notturno alle 11 di sera, stasera veramente due chiacchiere molto molto veloci. Angel Di Maria è finalmente della Juventus. Siete contenti di questa operazione? Che numero di maglia prende? Voto l'operazione Di Maria. Domani leggeremo anche i dettagli, ma Di Maria è bianconero. Di Maria è juventino.